Ben trovati, ben ritrovati ancora in diretta con Pianeta Rosso Azzurro, trasmissione dedicata al Casarano Calcio e Volley, come ogni lunedì sera tradizionale appuntamento. Ben ritrovata Chiara. Buonasera Paolo, buonasera agli ascoltatori di Pianeta Rosso Azzurro. Presentiamo subito gli ospiti di questa puntata. Mattia Guarnieri, portiere del Casarano, e Damiano Scarpello, schiacciatore della Leo Shoes Casarano Volley. Buonasera ragazzi. Buonasera. Iniziano già ad arrivare i primi messaggi. 389-965-2441 il numero è quello che vedete in sovraimpressione. Abbiamo un po' di cose insomma da analizzare nella puntata di oggi per la partita di ieri, ma come sempre partiamo dai risultati e classifica, ve la elenchiamo. Allora, la 16ª giornata del campionato di Serie D Girone H si è conclusa così: Agropoli Nardò 0-1, Francavilla Foggia 0-1, Gelbison Bitonto 1-1, Gladiator Sorrento 0-1, Nocerina Casarano 2-2, Taranto Cerignola 2-2, Team Altamura Fideli Sandria 2-0, Città di Fasano Grumentum 2-0, Gravina Brindisi 1-3. La classifica. Bene, passiamo alla classifica di questa 16ª giornata di campionato. Al primo posto troviamo il Bitonto e il Foggia con 34 punti. Segue Sorrento 30, Città di Fasano 29, Casarano 28, Taranto Audace Cerignola 25, Brindisi 24, Gravina 22, Team Altamura 20, Nocerina, Gelbison, Gladiator 19, Fidelis Andria 16, Francavilla, Nardò 15, Grumentum Valdagri 14, Agropoli 12. Allora passiamo, Chiara, come nostra consuetudine, anche un po' al bilancio e alle statistiche, ai numeri che come sì, sempre porti. Allora, il bilancio e le statistiche a seguito della 16ª giornata di campionato. Sul campo della Nocerina, primo 2-2 stagionale del Casarano e terzo pari in 8 in trasferta. Quarto in totale dopo 16 giornate, si allunga così a 6 gare, la serie utile per mister Bittetto in panchina, 4 vittorie e 2 pareggi. Le reti sono state realizzate da Sasa Mincica e da Ciro Foggia, sesto gol per l'attaccante siciliano, quarto per il centravanti napoletano. Il Casarano scivola dal terzo al quarto posto in classifica, superato da Fasano e Sorrento, ma resta a 6 punti dalla vetta occupata da Bitonto e Foggia. In evidenza nella giornata di ieri, prima presenza in panchina dei due juniores D'Andria e Spericato. Eh sì, anche mister Bitetto ha parlato insomma di questo, tra poco lo ascolteremo nelle sue parole, ma andiamo agli ospiti di oggi, in particolar modo, come abbiamo ricordato prima, un po' di approfondimento, una scheda di approfondimento su Mattia Guarnieri. Allora, sì, sei pronta? Sì, conosciamo subito, conosciamolo meglio. Lui è Mattia. Nel frattempo abbiamo anche delle foto di chi accompagnano questa. Sì, mentre scorrono voce. Le foto in video, conosciamolo meglio. Lui è Mattia Guarnieri, nato a Noci l'8 marzo del 2000. È cresciuto calcisticamente tra l'Atletico Noci, il Bari e il Palermo. Nell'ottobre del 2013 ha difeso anche i pali dei cadetti della Valencia Football Club. Poi si è trasferito al Fondi, società di Serie C, nella stagione 2017-2018. È arrivato a Casarano a settembre dal Fasano, dove nella scorsa stagione ha disputato 28 partite con 33 gol subiti, chiaramente nel suo primo campionato in Serie D. Nella classifica di Tutto Calcio Puglia, nella stagione 2018-2019, è stato considerato uno dei 3 migliori portieri della stagione e tra i 50 migliori giocatori in Puglia. In questa stagione con il Fasano, prima di arrivare nel club rossazzurro, ha giocato una sola partita nella Coppa Italia Professionisti contro il Sud Tirol. Nello scorso mese di febbraio ha partecipato con la Carrarese alla Viareggio Cup, uno dei più importanti tornei internazionali a livello giovanile. Con il Casarano, fino ad ora, ha collezionato 8 presenze da titolare in 16 giornate di campionato per un totale di 720 minuti giocati. Ha equamente diviso le presenze con Altumi, che ha difeso la porta nelle altre 8 giornate. Ha incassato 8 reti e in 3 occasioni la sua porta è rimasta inviolata. Allora Mattia, ieri bella gara, 2-2, quindi il Casarano porta a casa un pareggio. Che gara è stata, prima di andare ad approfondire quello che poi negli ultimi minuti del secondo tempo è accaduto e lo vedremo anche successivamente in video, raccontaci come l'hai vissuta tu.
Innanzitutto buonasera, sapevamo di aver di fronte una squadra che pratica un buon calcio, sapevamo anche della difficoltà della gara, abbiamo cercato di metterli abbastanza in difficoltà, abbiamo cercato di proporre il gioco e abbiamo fatto sicuramente una buona partita, ma non è bastato per portare a casa i 3 punti. E adesso testa alla prossima e niente, cerchiamo di rifarci subito domenica. Bene, allora se sei d'accordo ci guardiamo gli highlights della gara. Sì, poi siccome arrivano già un po' di messaggi pure abbastanza tecnici su alcune clip che abbiamo preparato, quindi leggiamo i messaggi in concomitanza con quelle che sono le clip, però adesso vediamo gli highlights curati da Cristian Cesario della partita di ieri, vediamo. Torna con un solo punto dalla trasferta campana il Casarano. Gli uomini di Bitetto si fanno rimontare 2 volte da una nocerina tenace e combattiva. Al San Francesco d'Assisi finisce 2-2 la contesa tra le serpi e i molossi in una partita molto tattica. Primo tempo con poche emozioni di gioco. I rossoazzurri sbloccano il match al 31esimo. Lancio di Foggia per Mincica che viene atterrato in area di rigore dal portiere Scolavino. Dal dischetto il calciatore siciliano si fa neutralizzare dall'estremo difensore, ma sulla ribattuta realizza il gol del vantaggio. Al 44esimo i morossi trovano il pareggio, punizione di Liurni che sbatte sul braccio largo di Russo, il direttore di gara non ha dubbi e decreta il penalty che lo stesso calciatore trasforma in rete. Nella ripresa la nocerina sfiora subito il raddoppio, tiro di Corcione dal limite respinto da Guarnieri, sulla ribattuta Cristaldi colpisce il palo. Alla mezz'ora della ripresa Liurni, direttamente da una punizione calciata dai 28 metri, colpisce in montante con Guarnieri battuto. Il Casarano reagisce al minuto 80 con Mincica che penetra in aria e da posizione defilata si fa ipnotizzare da Scolavino. Le serpi passano in vantaggio a 3 minuti dalla fine, tiro cross di Versienti, Foggia segue la traiettoria del pallone ed è poi in rete il 2-1. La nocerina non molla, prova il tutto per tutto e al 92esimo trova il pareggio. Punizione magistrale di Liurni che dai 30 metri stavolta non perdona e regala il 2-2 ai molossi. Finisce così a San Francesco d'Assisi con nocerina e Casarano che si dividono la posta in palio. Eccoci qua, allora facciamo una cosa, perché la puntata è molto ricca di contenuti, ci ascoltiamo anche le dichiarazioni di Mister Bitetto in conferenza stampa, così vediamo le clip che abbiamo preparato e diamo spazio a tutti i vostri messaggi. Ne approfitto per invitarvi a scrivere 389-965-2441. Regia, Mister Bitetto. Mister, 2 punti persi o 1 punto guadagnato per quello che è stato l'andamento dell'incontro? Vabbè, l'andamento dell'incontro è stata una partita un po' più lenta del solito da entrambi le squadre, soprattutto nel primo tempo, solo che poi comunque eravamo riusciti nel secondo tempo, spingendo un pochettino di più, eravamo anche riusciti ad andare in vantaggio. Poi nel calcio bisogna anche sapersi aspettare situazioni come quelle che è capitata oggi, una punizione sicuramente vista al contrario dall'arbitro, ma lo dico con molta franchezza anche perché l'immagine è fin troppo chiara, anche l'ho pure rivista, e poi c'è stato il tiro che è stato un tiro proprio d'altra categoria, un tiro fortissimo, ero pure in direzione, che ha beccato direttamente l'incrocio, imparabile anche per il nostro portiere. Un peccato perché alla fine, per come è avvenuto il loro pareggio e anche per quando è avvenuto, 2 punti li abbiamo un po' persi. Quanta amarezza c'è per il risultato maturato quest'oggi, in virtù anche del grande numero degli indisponibili che c'erano quest'oggi per la partita con la nocerina? No, al di là degli indisponibili, sinceramente non parlo più di tanto degli indisponibili, anche perché io mi rendo conto e cerco di ottimizzare sempre comunque tutti i calciatori che ho a disposizione. Oggi abbiamo fatto la nostra buona partita, magari siamo stati, ma dovuto secondo me anche al campo di gioco che era un po' arreso, pesante la gara sia da parte nostra ma anche da parte loro, però ugualmente l'abbiamo cercata di indirizzare verso un risultato che è un peccato anche in virtù degli altri risultati, tutto sommato, perché volevamo continuare con costanza a fare risultati anche pieni, come poteva capitare anche oggi, però adesso ce ne dobbiamo soltanto rendere conto e voltare pagina. Il Casarano di Bitetto comunque mantiene l'imbattibilità, 4 vittorie e 2 pareggi, un trend comunque che riporta il Casarano sempre in zona playoff e che permette comunque la corsa verso le bighe del campionato.
Sì, ma noi dobbiamo fare questo campionato, noi dobbiamo cercare di essere dobbiamo cercare di stare sempre, di stazionare tra le prime 5-6 posizioni, anche perché ne abbiamo sia le capacità e tra l'altro stiamo anche dimostrando di partita in partita, oggi un pochettino meno rispetto alle precedenti, però con coerenza andiamo avanti e stiamo lì. Domenica prossima arriverà il Gravina al Capozza per l'ultima gara dell'anno, che tipo di partita si aspetta? Beh, una partita dura, anche perché giochiamo tutte e due la stessa maniera, lo stesso modulo tattico, credo, e poi il Gravina sta dimostrando comunque di avere un buon organico. Queste sono tutte partite difficili, difficilissime, come anche oggi, come è stata una partita comunque difficile da provare a poter vincere. E col Gravina invece sarà altrettanto difficile, però prima delle festività, l'ultima del girone di andata, vogliamo cercare di essere coerenti e costanti non solo nel rendimento ma anche nei risultati. Azioni di mister Bitetto subito dopo la partita, allora ha fatto delle precisazioni, no? Soprattutto su un momento particolare della partita, Chiara. Il mister ha evidenziato che sicuramente il fallo era a nostro favore. In questo caso l'arbitro ha assegnato il fallo al Casarano quando probabilmente poteva non fischiare proprio o darlo comunque alla Nocerina. No, possiamo vedere anche le immagini. Che cosa no? È successo? C'è stato lo scontro tra due giocatori, Rescio e Dieme, per la Nocerina. Abbiamo le immagini probabilmente dalla regia. Sì, sì. E quindi è accaduto questo. Quindi giustamente il mister diceva l'arbitro ha avuto questo tipo di visione e ha giudicato in questo modo questo scontro tra i due giocatori. Che cosa è successo? È successo che dalla punizione di Liurni, chiaramente un gol bellissimo che abbiamo visto tutti, sicuramente imparabile, e lo possiamo vedere dalle immagini. E chiediamo subito a Mattia, allora, davvero quella punizione e quel gol era imparabile, oppure avendo una barriera sulla sinistra il tuo palo da difendere era quello destro, che cosa è successo? Era un gol, era davvero una punizione imparabile? Diciamo che sicuramente ha fatto un grande gol. C'è da dare merito molto anche al suo gesto tecnico. Forse potevo fare qualcosa in più, ma ripeto, non sempre se un portiere prende col suo primo palo la responsabilità è sua. E diciamo che in questa situazione, in questo caso, è forse più merito suo che del merito mio. Tutto qua. Sì, può succedere a tutti, lo abbiamo detto anche ai portieri un portiere di Serie A, insomma, no? Certo. Era un gol bellissimo, l'abbiamo visto anche. Stiamo vedendo proprio le immagini dall'altra angolatura, non quelle che abbiamo visto in diretta durante la partita, ma appunto quelle proprio a bordo campo, in cui si vede effettivamente quello che poi stiamo raccontando. Sì, l'ha evidenziato il mister, ma era sotto gli occhi di tutti. Purtroppo sono delle situazioni che cambiano il risultato di una gara, ed è quello che è avvenuto ieri. Eravamo, diciamo, il Casarano era in vantaggio e seguito di questa situazione al 48esimo, quindi eravamo già a recupero, chiaramente il una pareggio manciata veramente di secondi. Mentre è successo a metà del secondo tempo, e lo possiamo vedere anche nelle altre immagini dalla regia, che in una punizione precedente battuta sempre dal numero 11 della Nocerina, Liurni, Mattia Guarnieri è riuscito a deviare questa palla. Che cosa è successo? Niente, diciamo che innanzitutto mi ha colto anche un po' preparato, perché ha fatto sicuramente un gran tiro, sono riuscito a sfiorarla quel tanto che è bastato per mandarla sulla traversa, ma sono stato abbastanza fortunato, perché poi grazie a Dio siamo riusciti a allontanare la palla e a rischiare il meno possibile in una situazione comunque alquanto delicata. Eh sì, infatti abbiamo visto la palla ha colpito proprio l'incrocio tra palo e traversa e siamo stati fortunati, cioè il Casarano ha avuto la fortuna di non far entrare anche quella palla, anche grazie a te, al tuo contributo. Sì, sì, diciamo che, ripeto, in situazioni del genere ci vuole anche e soprattutto molta fortuna. In questa situazione mi reputo abbastanza fortunato. Senti, allora Mattia, tu finora hai subito 8 reti. In quei momenti, no? In quella frazione di secondo, che cosa
pensi? Cioè, qual è il pensiero di un portiere, il tuo in questo caso? Vabbè, normale, un po' di rabbia, un po' di delusione c'è sempre, però poi bisogna essere molto consapevoli del fatto che davanti c'è sempre tanta partita ed è molto importante restare concentrati fino al 90esimo e farsi trovare pronti nelle altre situazioni in cui viene chiamato in causa. Allora, c'è un messaggio, ce ne sono diversi, ne leggo alcuni, per il giovane e bravo Guarnieri. La seconda rete di Liurni si è rivelata una fotocopia, abbiamo visto, dalla traversa colpita poco prima dallo stesso calciatore. Con due uomini in più in barriera avremmo perso, avremmo preso ugualmente gol? Guardi, non so, perché forse avrei avuto difficoltà a vedere partire il pallone. Mi ha anche forse un po' ingannato la traiettoria del pallone, perché da come abbiamo visto ha cambiato un po' traiettoria. Ripeto, è stato sicuramente un gran gol. Un altro messaggio ancora. Buonasera a tutti, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non ci abbattiamo, ora bisogna crederci più che mai, con le due gare in casa ci rifaremo forse Casarano. E poi leggiamo questo messaggio. Salve, sono Gianni da Casarano. Voglio chiedere a Mattia come dalla sua posizione ha visto questo presunto fallo che a mio avviso non c'era affatto, da cui poi è nato il gol del 2-2. Ma penso comunque sia evidente anche dal video che il fallo è... l'arbitro l'ha fischiato al contrario, cioè il fallo è inesistente, doveva fischiarla noi. Però gli ultimi 5 minuti di partita, anche un po' per tutto l'ambiente, per tutto il clima che si è creato, diciamo che non ci ha capito ben poco. Purtroppo, come abbiamo potuto vedere, ha dato appunto questa situazione, ha dato esito pareggio, no? Della gara di ieri, quindi un punto, il Casarano ha portato a casa solo un punto. Volevo chiedere a Mattia, invece, qual è stata in questo campionato, chiaramente nelle 8 giornate, la tua miglior parata? Quella con il Nardò, forse per l'importanza che ha avuto, visto che è venuta, è arrivata anzi a 3 minuti dalla fine, era una partita delicata. E comunque veniamo dai risultati abbastanza negativi, in una situazione un po' difficile, e sono stato anche là bravo a farmi trovare pronto e siamo riusciti a portare la partita a casa. E anche la più difficile? Sì, tra le tante, tra le poche che ho fatto, la più difficile sicuramente. Allora, ci scrivono ancora, vedendo come aveva battuto la prima punizione, non avresti dovuto capire dove avrebbe calciato? Nonostante questo, ti faccio i complimenti per la tua ottima prestazione, sono fiducioso, io penso che lotteremo anche noi per il primo posto, come mai i nostri tifosi sono entrati solo a fine partita? Innanzitutto lo ringrazio per i complimenti, ripeto, purtroppo sono situazioni di gara in cui bisogna farsi trovare lucidi e sempre pronti. In questa situazione non ci è andata come speravamo e come tutti noi volevamo, ma adesso abbiamo la fortuna di farci domenica in una partita complicata, ma la partita giusta da poter vincere. Allora, chiedevano anche come mai i tifosi fossero arrivati, sì, al 45esimo del secondo tempo. Bah, sicuramente ci sarà stato un contrattempo durante la trasferta, perché sappiamo che i tifosi del Casarano seguono non soltanto nelle gare in casa, quindi al Capozza, ma anche in trasferta i loro atleti, quindi supportando e sostenendo i giocatori del Casarano e i colori rossazzurri. Quindi è accaduto anche questo, qualche contrattempo ha trattenuto purtroppo fuori dallo stadio San Francesco d'Assisi di Nocera i tifosi del Casarano, che comunque sono stati vicini anche a fine gara. C'è un passaggio, buonasera, vorrei sapere come mai non stiamo facendo gli acquisti. Allora, tu che sei esperta di shopping, cosa rispondiamo? In un momento appunto di acquisti, di mercato, il mercato è aperto da 2 settimane, queste domande tecniche dobbiamo rivolgerle al direttore sportivo Marcello Pitino, che sicuramente nei prossimi giorni darà qualche informazione in più. Ci sarà il comunicato stampa ufficiale, seguendo come sempre lo ricordiamo ogni lunedì le pagine ufficiali del Casarano, sia su Facebook Casarano Calcio che su Instagram che è Casarano Calcio Official, che sul sito ufficiale casaranocalcio.com troverete nei prossimi giorni tutti gli approfondimenti anche sul mercato da parte della società rossazzurra. Ecco, a proposito, un altro messaggio che ci arriva invece dalla diretta Facebook: come mai non stiamo facendo le dirette
della conferenza stampa del sabato. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, nel nostro notiziario abbiamo sempre dato ci tutti gli aggiornamenti del caso. Le notizie ci sono sempre, quindi... Nel telegiornale di Antena Sud Live Teleonda, così come ma ci saranno anche delle conferenze stampa, Paolo, lo possiamo dire, ci saranno delle conferenze stampa nei momenti importanti, in alcuni momenti in cui la società riterrà opportuno convocare la conferenza stampa, quindi ci saranno. Allora, conosciamo appunto l'atleta del volley, lui è Damiano Scarpello, classe 2001, abbiamo sicuramente delle foto che possono far vedere chiaramente il nostro atleta in video e lo conosciamo, classe 2001, altezza 195 cm, ruolo schiacciatore, di origini sicule, reduce dall'esperienza vissuta in A2 tra le fila della PAG Taviano. Prima di approdare in Salento, il giovane ha vissuto da protagonista i campionati di serie B e C 2015-2016 e 2016-2017 con la maglia del Gupe Catania e poi sempre in serie B 2017-2018, difendendo i colori della Mater Domini Castellana, con cui ha anche collezionato importanti successi nei campionati giovanili, da ricordare la vittoria in Junior League nel 2018, ottenendo la partecipazione a varie fasi nazionali dei campionati giovanili di categoria Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 nel corso degli anni. L'arrivo a Casarano di Scarpello è stato fortemente voluto da mister Licchelli, che ne ha apprezzato le qualità tecniche e fisiche la scorsa annata sportiva quando l'ho avuto con lui a Taviano. Allora, Damiano, la Leo Shoes Casarano Volley è già al secondo posto con 21 punti in classifica, quindi è stato faticoso guadagnare questo secondo posto e che cosa ancora può fare la Leo Shoes Casarano per mantenere alta la classifica? Sicuramente sappiamo tutti che il stare così in alto in classifica non è sempre facile. E sappiamo tutti pure che il nostro obiettivo è ovviamente, speriamo di salire. E abbiamo avuto diversi match difficili, soprattutto quelli, che, come sempre quello contro il Marigliano, che purtroppo abbiamo perso in un campo molto ostico, e però contro gli avversari che hanno espresso un gran gioco e purtroppo abbiamo subito abbastanza. E quindi noi continuiamo sempre a allenarci in costanza e quindi speriamo di raggiungere l'obiettivo. Sì, allora l'ultima gara con la Libellula Fulgor Tricase che è stata battuta per 0-3 dalla Leo Shoes. Sì, abbiamo avuto un gran risultato. Siamo impegnati molto una settimana con la vita del mister, con allenamenti molto intensi. Fin da subito abbiamo espresso un gran gioco, soprattutto anche sul punto di vista caratteriale. Abbiamo avuto in campo quella cattiveria agonistica che magari è venuta a mancare nelle partite precedenti, che è stata molto importante in questo match. Comunque sesto successo consecutivo da 3 punti, giusto? Sì, terzo successo consecutivo che appunto ci permette di stare così in alto in classifica, ma ancora c'è tanta strada da fare. Quindi andremo poi ad approfondire ancora sul volley, ma abbiamo un messaggio ancora che riguarda Mattia Guarnieri. Ciao, sono Domenico da Casarano. Sì, abbiamo pareggiato la partita, è colpa dell'arbitro e il nostro portiere non ha nessuna responsabilità. Quindi questo tifoso del Casarano ti dice non ha responsabilità il nostro portiere. Sì, dai, da un certo punto di vista sono pure d'accordo. Ripeto, ho fatto un grandissimo gol. È stato bravo anche perché mi ha colto in controtempo. Complimenti a lui e nulla. Qualcuno dà colpe anche alla carenza, insomma, dei supporto. Vabbè, poi abbiamo spiegato come mai, insomma. Quindi anche questo è importante, no? Il sostegno dei tifosi. Certo, importantissimo. Quanto è importante il sostegno della tifoseria ogni domenica allo stadio? Quello tantissimo. Il fatto che comunque ci devono, come stanno facendo in questo momento, essere vicini sia quando le cose vanno bene che vanno male, è molto importante perché ci trasmette serenità e ci rende ancora più forti di quello che siamo senza di loro. Senti Mattia,
com'è il rapporto con Altumi, no? Quindi voi un po' vi contendete i pali. No, abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto amici, soprattutto fuori dal campo, e questa è una cosa molto importante. È importantissimo. Soprattutto per quello che è il nostro ruolo, perché è un ruolo difficile e molto delicato. Beh, sicuramente salutiamo Altumi, se ci sta seguendo, è stato già ospite in questa trasmissione. Paolo, ti ricordi, era con noi insieme a Rocco Occhiuto, quindi erano insieme in quella puntata. Allora, vogliamo guardare invece che cosa è successo? Abbiamo altri video, altri contributi? Avevamo preparato? Allora no, al momento no, andiamo avanti con... per quanto riguarda invece, mi interessava il discorso tra i colleghi, no? Tra di voi, cioè si crea soltanto un rapporto, vi incontrate soltanto durante gli allenamenti, o c'è anche modalità di conoscervi al di fuori, la sera, uscire? No, io e Rashid abbiamo fortuna di vivere sotto lo stesso tetto, se così si può dire, quindi comunque passiamo 24 ore su 24 assieme, e questo ci aiuta molto anche, ripeto, ad affrontare diverse situazioni che si contrappongono durante la stagione che stiamo affrontando in questo momento. Ma sottolineiamo, non abbiamo la scheda, pensavo ci fosse la scheda tra Guarnieri e Altumi, però ricordiamolo noi a voce, verbalmente, che abbiamo due portieri 193 centimetri e 196 centimetri, quindi veramente anche la fisicità, aiuta. Quanto aiuta la fisicità? Vabbè, sicuramente fa la sua parte, però diciamo che c'è una netta differenza tra l'altezza e la qualità. Perché ripeto, se ci sono anche molti portieri non molto alti che hanno tantissime qualità e che meritano di andare avanti. È vero che ti ispiri, diciamo, che guardi con ammirazione Buffon. Sì, sì, mi ispiro tantissimo a Buffon. Innanzitutto è l'emblema del portiere italiano e secondo me uno dei migliori della storia e che il calcio italiano abbia mai avuto. E di lui mi piace tantissimo il carisma, la tranquillità e la serenità che trasmette alla squadra. E è un uomo che in questo momento può dare ancora, secondo me, tanto al calcio italiano. E invece chiediamo a Damiano qual è il suo giocatore a cui guarda con ammirazione. Sicuramente Erling Mbappé, è lo schiacciatore della Francia. Mi piace molto il modo con cui gioca, una tecnica estrema, proprio naturale, si vede quando gioca e soprattutto, diciamo, quei colpi che nessuno si può permettere di fare. Bene, e sappiamo anche che invece Mattia ha un sogno, quello di giocare in Spagna, probabilmente avendo avuto anche quella breve esperienza tra i cadetti, no? della Valencia Football Club. Probabilmente è così, cioè hai questo sogno, è vero? È un piccolo desiderio che un domani mi piacerebbe esaudire, in quanto comunque questa possibilità sei anni fa mi è stata tolta col fatto che per trattenermi in Spagna ci ho trasferito tutta la mia famiglia, cosa che purtroppo non è stata possibile. E quindi è stata breve, no? Questa esperienza. Sì, un mese. Abbiamo un messaggio. Salve, sono Dario di Casarano. Volevo chiedere a Scarpello dove può arrivare la Leo Shoes e qual è la squadra migliore incontrata finora. Sicuramente la squadra migliore incontrata, posso dire magari Folgore Mass, perché comunque è la prima parte di campionato e abbiamo espresso entrambi un grande gioco. È stata una grande partita e con un grande pubblico e abbiamo avuto la meglio, si può dire così. Bene, ma noi abbiamo in collegamento telefonico questa sera, lo abbiamo anticipato prima, l'ex direttore sportivo del Cerignola, Alessandro degli Esposti. Ma vediamo un po', prima del Cerignola è stato anche collaboratore, sempre come DS, di Daniele Faggiano al Parma. In precedenza con la Maceratese in C, 2 anni prima alla Ternana, responsabile del settore giovanile, 3 anni con la Sporting Terni. Da ex calciatore, sempre ha militato chiaramente in categoria dilettanti, causa poi 2 importanti infortuni, ha iniziato chiaramente a lavorare come direttore sportivo proprio per la squadra della sua città, quindi Spoleto. Salutiamolo, è con noi, buonasera direttore. Buonasera a tutti voi.
Buonasera, allora direttore, siamo felici di averla in collegamento telefonico e vogliamo subito sapere quali sono le sue impressioni circa questo campionato di Serie D, da attento conoscitore chiaramente di calcio, e soprattutto di questo girone H. Sì, diciamo ho avuto modo di conoscerlo lo scorso anno nell'esperienza di Cerignola, è un qualcosa che comunque mi è rimasto dentro, nel senso che molto spesso, sovente la domenica, mi fermo a vedere qualche risultato e, a dir la verità, ho visto anche moltissime partite sia in video che dal vivo. È un campionato vincente, molto equilibrato verso l'alto, ci sono molte squadre, molte nobili decadute che sono partiti con grandissima ambizione. È il solito campionato, nel senso che è un campionato estremamente livellato verso l'alto, che si deciderà secondo me nelle ultime giornate di campionato. Sì, sta seguendo sicuramente anche le dinamiche del Casarano. Sì, sì, assolutamente sì, seguo il Casarano con grandissimo piacere, in primis per il fatto che ho avuto modo lo scorso anno di conoscere sia il direttore Marcello Pitino che la proprietà, e mi hanno destato subito a primo impatto una grandissima impressione. Poi in fondo lo guardo con un occhio ancora più dolce, perché negli ultimi settimane ho visto l'avvicendamento tecnico, per cui a discapito di mister De Candia è subentrato mister Bitetto, che, con cui ho avuto modo di lavorare lo scorso anno a Cerignola, per cui guardo con affetto e piacere questa splendida realtà che sta dimostrando a suon di risultati un valore assolutamente rilevante in questo campionato. Certo, senta, da direttore sportivo esperto, come giudica i primi movimenti delle squadre chiaramente nelle prime due settimane di mercato? È un mercato un po' particolare, innanzitutto perché quest'anno si sviluppa secondo modalità diverse rispetto a quelle del passato, nel senso che si divide in una prima parte riservata agli svincoli, una seconda parte riservata insomma ai trasferimenti. È un mercato in cui le squadre hanno fatto poco, nel senso che molte avevano la volontà di migliorare, ma molte avevano il timore di cedere a qualche diretta concorrente, qualche giocatore che fino a questo momento non aveva rispettato le attese magari della vigilia, per cui le squadre hanno fatto secondo me non tanto, poco, in virtù di questo immobilismo che ha regnato fino a questo momento, dovuto appunto al fatto che ci sono state delle modalità differenti di mercato. Certo, direttore, vogliamo chiederle anche questo: quanto sono importanti gli under, no, in questo campionato, e che idea si è fatto anche degli under del Casarano? No, diciamo che in un campionato in cui 4/11 del pacchetto di partenza debbono essere under, hanno un'incidenza quasi del 50%, per cui la scelta degli under è una scelta, se non determinante, importantissima, nel senso che al di là di quelle che sono le capacità tecniche, perché molti dei quali si affrontano per la prima volta questo campionato, sono importanti anche la scelta delle qualità morali, nel senso che molto spesso ragazzi di 17-18 anni si devono cimentare in una categoria e soprattutto in un girone che rispetto agli altri gironi dell'Italia rappresenta calcio vero, se non altro per la cornice di pubblico che ogni domenica si trova a seguire queste partite, per cui la scelta degli under è determinante, vi ripeto, sia per quanto riguarda le qualità tecniche che per quanto riguarda le qualità morali. Il Casarano secondo me ha allestito una squadra di grandissimo valore sia per quanto riguarda il pacchetto degli over che il pacchetto degli under. E infatti direttore, le stavo per chiedere quanto ai giocatori più esperti, oltre a Foggia, che chiaramente immagino lei conosca perché l'anno scorso era al Cerignola, chi conosce degli altri giocatori più esperti e che cosa ne pensa delle loro prestazioni? No, conosco per aver avuto direttamente solo Ciro. Conosco per interfaccia tutti gli altri, perché comunque sono calciatori che ho avuto modo di incontrare nel mio percorso. Ci sono giocatori che hanno un valore altissimo per la categoria e
se parliamo dei vari Feole, i vari Giacomo Arro, i vari Mattera, D'Aiello, lo stesso Mincica, sono tutti giocatori che senza diciamo dimenticare, non me ne voglio qualcuno che magari in questo momento ho dimenticato, ma una rosa di assoluto valore, sia da un punto di vista tecnico specifico dei giocatori, sia nel complesso, nel senso che inizialmente sono state fatte delle scelte anche un po' su un sovrannumero dei giocatori perché l'aspettativa della società era altissima, per cui penso che il direttore abbia fatto un buonissimo lavoro nell'allestimento di una rosa, secondo me, adeguata per quelli che sono gli obiettivi della società, sia in termini di qualità che in termini numerici. I giovani sono giovani di valore, conosco Buffo che ha avuto un passato comunque un giocatore di proprietà del Parma, conosco Guarnieri che l'anno scorso è stato protagonista di un campionato importante a Fasano, e ho chiuso un ragazzo di grande qualità, per cui lo stesso Iannone è un prospetto secondo me di assoluto valore, l'attaccante. Una squadra che purtroppo il pareggio domenica è venuto in modo un po' particolare, lascia un po' la mare in bocca, ma la squadra è comunque agganciata al treno delle battistrade, secondo me darà fastidio fino alla fine per quello che è l'obiettivo principale di questa società. Bene, ci auguriamo davvero che succeda questo, e volevo chiederle questo, direttore, visto che lei ha vinto comunque diversi campionati, per ultimo i playoff appunto con il Cerignola, qual è secondo lei il segreto, meglio l'alchimia giusta per essere vincenti? No, l'alchimia giusta è quella di lavorare giorno per giorno, costruire un ambiente sereno, avere partecipazione, avere senso d'appartenenza, e su questo io posso sbilanciarmi conoscendo sia il mister che il direttore che la proprietà. Casarano parte da un grande vantaggio, nel senso che al di là della forza, della serietà e della competenza della società, in questo momento può vantare sia una struttura tecnica nelle persone che la dirigono, sia una struttura tecnica nella qualità dei giocatori che fanno parte di questa rosa, che può far veramente fare stare tranquilli i tifosi, e mi auguro che io possa dare grande soddisfazione ad una piazza che merita sicuramente di tornare importante per quello che ha fatto, ma sicuramente per quello che questa società può fare ancora nel calcio. Bene, grazie direttore, la ringraziamo per questo collegamento telefonico, per essere stato con noi, grazie e buona serata. Grazie a voi, buon proseguimento. Chiara, un amaro in bocca. A proposito di amaro in bocca, il caffè lo preferite amaro o dolce? Amaro. Ecco il caffè appunto offerto come ogni lunedì sera, questo è lo spazio Coffee Break qui alla Effort Sport. Prego, Emanuela, buonasera a te. Facciamo una cosa, visto che non parla mai, te lo facciamo dire. Come dici, buonasera? Buonasera. Carissima, fatto. Ringraziamo Emanuela. Allora, abbiamo... Sì, no, aspetta. Abbiamo dei messaggi. Finché si prendono il caffè, altrimenti poi dobbiamo porre le domande a loro. Ti faccio parlare. Sì. Buonasera, vorrei chiedervi se potete fare gli auguri a mia figlia Eleonora, che giovedì si laurea, è una tifosa del Casarano e non si perde una partita. Grazie, allora, ma certo. Sì, intanto un in bocca al lupo grandissimo ad Eleonora per questo prossimo impegno. Continuate a seguire Pianeta Rossoazzurro e chiaramente ogni partita del Casarano Calcio e del Casarano Volley. Emanuela, hanno finito il caffè, quindi puoi ritornare per le tazze perché possiamo... non abbiamo il video da mandare in onda questa volta. Vuoi sì, un attimo solo anche. E questa invece è una domanda che pongo a te, visto che tu hai i tuoi intrallazzi. Ma riguardo parliamo del ruolo che rivesti nel Casarano Calcio. Ma riguardo il mercato, le voci che si fanno su Genchi. No, diciamolo, allora sono domande cui noi non possiamo rispondere, lo abbiamo detto più volte, perché finché non c'è chiaramente l'ufficialità da parte della società attraverso un comunicato stampa ufficiale che appunto dall'ufficio stampa arriva alla stampa e quindi poi chiaramente a tutti, e non abbiamo particolari notizie da trasmettere circa il mercato, ma l'avevo detto anche prima e lo ripetiamo, nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità. Guarnieri, tu lo vuoi Genchi? Beh, è un giocatore... Finitelo da solo. Sì. No, beh, sicuramente un giocatore dalle grandi qualità, e parlano i gol e la carriera che ha fatto, è ovvio che farebbe piacere, ma abbiamo giocatori altrettanti forti adesso in rosa e...
per il momento mi tengo stretto loro. Attendiamo con ansia. E io saluto veramente con tanto affetto e ammirazione Claudia Carbonara, che ci scrive. Grazie Claudia, sempre per questo tuo pensiero. La direttrice dello sport di Antenna Sud, la regina del nostro gruppo distante. Grazie Claudia Carbonara. Grazie Claudia, un saluto davvero, speriamo di vederti presto. Ecco, quando vuoi fare un salto, anche perché Claudia è poi di casa qui a Casarano, apre sempre le danze di ogni stagione calcistica. E poi Antonio De Nuzzo, che ci scrive spesso, Forza Casarano da Berlino, siamo a 6 punti dai primi, entrambi devono venire a Casarano al ritorno, quindi crediamoci tutti. Sì, a proposito, tifosi entrati all'82esimo, all'86esimo segna il Casarano, dato che il tifo conta tanto, quindi domenica tutti al Cavozza, speriamo insomma. Sì, così avremo questa gara con l'Agropoli. Che gara sarà? Con l'Agropoli? Con Gravina. Sì. Sarà sicuramente una gara molto difficile. È una squadra che comunque propone un bel gioco, ha giocatori comunque molto importanti, di quali Santoro, lo stesso Scaringella, Bida, e faremo trovare pronti. Che gara ci dobbiamo aspettare? Che Gravina sarà? È una Gravina compatta, una squadra tosta, ostica da affrontare, soprattutto perché fuori casa esprime forse un calcio migliore rispetto alle partite casalinghe. E il 3-0 a Taranto è il risultato. Noi lavoreremo bene in settimana e cercheremo di farci trovare pronti a questa puntata. Da domani pomeriggio riprendono gli allenamenti, come da prassi per Mister Vitetto, martedì pomeriggio, mercoledì doppia seduta di allenamento, giovedì e venerdì pomeriggio, sabato mattina rifinitura. Sarà questo il programma della settimana? Sì. Col mister è quasi sempre lo stesso. Allora, quindi si comincerà da subito ad analizzare sicuramente la gara con la Nocerina e a guardare quindi al Gravina. Sì. Allora, c'è un messaggio. Buonasera, sono Luigi di Casarano, saluto Mattia, gli faccio i complimenti per l'ottima stagione. Ieri una clamorosa svista dell'arbitro ci ha privato dei 3 punti. Volevo chiedere a Guarnieri come si è integrato a Casarano, come si trova a Casarano. No, a Casarano mi trovo molto bene, è un paese tranquillo, con la società sono in ottimi rapporti, mi trovo molto bene, anche e soprattutto con i miei compagni di squadra, mi sono integrato bene. Sarà difficile per tutti prendere punti a Nocera, questo è il messaggio che si riferisce all'ultima partita, comunque dice torniamo da Nocera con più certezze che dubbi, perché comunque è stata un'ottima prestazione. Sicuramente così, ottima fatto. Prestazione, ma si deve già guardare avanti, la strada è ancora lunga, vero Mattia? Sì. Tanto da lavorare, bisogna mantenere sempre veramente lo sguardo in prospettiva delle prossime gare, continuando a studiare e a lavorare. Purtroppo sì, si è visto che il nostro campionato quest'anno è molto imprevedibile ed è secondo me più difficile di quello dell'anno scorso e dovremo cercare di continuare così, lavorando con l'intensità con cui stiamo lavorando in questo momento della stagione, di cercare di arrivare a maggio lì sopra. A proposito di errori arbitrali, no? Sì. Passiamo magari la parola a Damiano. Hanno un modo un po' diverso loro, in cui prima di assegnare un punto si va nei monitor e si guarda nel dettaglio quello che è accaduto, giusto? C'è qualcosa in contrario a questo? In Serie B purtroppo non c'è questo sistema. Ah, ecco, sono rimasto allentato, scusami. Solamente dalla Serie A. Vabbè, te lo auguro, ti auguro di vedere questo sistema. Comunque, vabbè, per quanto riguarda il volley in Serie A, è un sistema insomma che sì. C'è, che magari no, si potrebbe un attimino. Salutiamo chi ci sta guardando, Carlo Amati, grande Guarnieri, Giuseppe Battaglia, grande Damiano, e poi Forza Rossa Azzurri da Donato Michele Chionna, che salutiamo, da Martina Franca, domenica sarò al Capozza, quindi tanti che davvero seguono il Casarano e sicuramente lo stadio domenica dovrà essere pieno, quindi ci aspettiamo davvero uno stadio pieno al Capozza. Prossimo turno invece per la Leo Shoes Casarano, che ha un turno di riposo, ritorneranno in campo sabato 11 gennaio ore 17 per l'11ª giornata di andata, palazzetto dello sport di Avellino, a Tripalda verso Leo Shoes Casarano. Sì, questo qua pure sarà un grande match, soprattutto dopo la pausa che affronteremo, non sarà penso molto facile riprendere i ritmi che stiamo attuando ora.
quindi speriamo bene e lavoriamo al massimo per la prossima partita. Allora, tu conoscevi già il mister, vero? Conoscevi sì. Già, era la Pag Taviano, quindi vi siete già conosciuti. Che cosa è cambiato in questa nuova stagione agonistica con la Leo Susi, chiaramente? Ovviamente l'obiettivo è ben diverso. L'anno scorso affrontavamo un campionato di Serie A2, quindi magari aspettative diverse. L'obiettivo era quello di puntare alla promozione. Quest'anno invece affrontiamo un campione di Serie B con un roster molto compatto e molto forte per il campione di Serie B, abbiamo un unico obiettivo, quindi affrontiamo degli allenamenti molto ostici ovviamente per arrivare all'obiettivo sperato. Ebbene, allora c'è Tommaso Anastasia che salutiamo, che ci scrive: tutte le squadre sono difficili. Sì, lo dimostrano i risultati parlano chiaro. Quest'anno sono tutte partite ostiche, strane e complicate. Puoi rischiare di vincere con la prima come di perdere con l'ultima, sono imprevedibili. Mattia, qualcuno dice: Fasano non ti dimentica, che hai combinato a Fasano? È stata una bella stagione. Sì, no, abbiamo vissuto una bellissima stagione. Si è creato anche un bel rapporto con la gente e di questo gli sono molto grato a tutti loro. Senti Mattia, tu conosci l'Oliva, portiere del Gravina? Sì, siamo molto amici fuori dal campo, è un portiere che stimo e a cui gli mando un grosso abbraccio se ci sta guardando in questo momento. Bello, questo è anche, no, il bello dello certo. Sport. A proposito, ci sono saluti per te da parte di Tiziano Danoci, forza Mattia. Grazie mille. Allora Chiara, noi ci stiamo per avviare alla conclusione di questa puntata, quindi magari le ultime battute, come sempre ancora una volta un invito, no, a partecipare a quelli che sono gli appuntamenti in campo o sul parquet di gioco. Lo lasciamo fare proprio a Mattia, quindi invitiamo i tifosi e chi ama appunto seguire la squadra sia del Casarano che del Vole a seguirci sia nello stadio che nei palazzetti. Sì. Perché ripetiamo a grossa voce che è importante il loro supporto. E quindi ci vediamo domenica e forza Casarano. Sempre. Allora, Paolo, hai altre domande da rivolgere ai nostri atleti? No. Abbiamo esaurito anche il tempo questa sera. Ci è rimasto soltanto l'ultimo minuto a disposizione, quindi soltanto per ringraziare i nostri telespettatori quanti hanno messaggiato, per ricordarvi che siamo in diretta ogni lunedì. E ci scusiamo per non aver letto chiaramente tutti i vostri messaggi, lo faremo e speriamo sempre di approfondire anche nella prossima puntata di Pianeta Rosso Azzurro. Ecco, vi ricordo l'appuntamento quindi ogni lunedì alle 20 con Pianeta Rosso Azzurro e poi l'appuntamento con la partita domenica, ovviamente si giocherà in casa, quindi la differita poi in serata alle 22:30. Appuntamento però ovviamente al Capozzo a partire insomma dalle 14:30, mi raccomando. Grazie Chiara. Grazie Paolo, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti di questa puntata di Pianeta Rosso Azzurro: Mattia Guarnieri, portiere del Casarano, Damiano Scarpello, schiacciatore della Leo Shoes Casarano Volley. Grazie ragazzi. Grazie a Vito Contento, a Matteo Russo in regia. Sigla.